Martina Mammoliti, Andrea Ramonda, Lucrezia Zuccaro, Sabrina Bottino, Ilaria Ghivarello, Tommaso Merlo, Anna Boccuzzi, Emanuele Gai, classe terza del liceo scientifico normale, vengo da Orbassano, Pinerolo e frequento la terza BSA scienze applicate, vengo da Cumiana e frequento il liceo scientifico scienze applicate nella classe terza ASA, frequento il liceo scientifico Marie Curie Pinerolo scienze applicate, vengo da Piscina, vengo da Pinerolo e vivo da Badia, frequento la quarta BNR, terza allo scientifico indirizzo tradizionale, vengo da San Secondo, vengo da Pinerolo e frequento il terzo anno dell'indirizzo tradizionale. Frequento il terzo anno dello scientifico normale, vengo da Pinasca. Direi che siamo una generazione abbastanza confusa e persa nelle difficoltà della vita e forse non c'è quel grado di attenzione che si dovrebbe dare a delle problematiche che purtroppo insistono sulle nostre vite. Beh, può essere smarrimento perché siamo, diciamo, bombardati da informazioni e da dati, diciamo, sentiamo anche il peso della società e quindi, diciamo, siamo un po' persi tra queste nozioni, non sappiamo, diciamo, dove aggrapparci. È considerabile sottovalutata perché in realtà molte possibilità e secondo me farà molto, però appunto gli adulti questo non lo vedono, ma col tempo secondo me porterà grandi benefici. Come una generazione che ha voglia di fare ma non viene incentivata abbastanza. Direi che siamo connessi e distaccati allo stesso momento. Creativa, cioè è di crescere e cercare di migliorare anche su molti aspetti. Direi che siamo molto connessi con il mondo, però forse non sfruttiamo ancora a pieno questa possibilità. Credo che etichettare la generazione Z con un semplice aggettivo sarebbe riduttivo.